Pronto? Ciao, eccomi, sono Marco. Ciao Marco, benvenuto a Metal Wave, sei in diretta, quindi occhio agli sfondoni perché ultimamente siamo stati ripresi. Ok, allora faremo attenzione. C'è un occhio vigile censore che quando nessuno ci sente noi ci fa un mazzo tanto per l'incontinenza. Esatto. Diciamo per l'eccesso di esuberanza. Dunque, okay. Io stavo illustrando ai nostri ascoltatori un po' la vostra proposta. Puoi farlo tu un pochino meglio? Sì, certamente. Diciamo che noi proponiamo un genere che abbiamo definito Southern Sludge Metal, proprio per appunto andare a identificare un po' quelli che sono tutti gli elementi che caratterizzano la nostra musica. Quindi abbiamo preso degli elementi appunto tipici dello sludge, quindi ritmiche molto cadenzate, pesanti, e all'interno comunque ci sono anche elementi stoner, quindi parti un po' più leggere, delle aperture un po' più psichedeliche, e comunque una radice di fondo metal che è quello che, da cui noi tutti veniamo fondamentalmente. Quindi non so, gruppi di riferimento, per dirti qualcosa, possono essere Black Label Society, Down, piuttosto che Crowbar, tutto quel filone lì, per darti l'idea. Ottimo, ottimo, è qualcosa di molto interessante, personalmente è un genere che io amo e apprezzo molto, quindi l'affare si ingrossa, tanto per rimanere nel politicamente corretto. Dunque, vediamo che avete registrato un album, niente po' di meno che in uno studio in Danimarca. Ma no, masterizzato, scusate, presso il Dead Red Studio, questo. Come è nata questa collaborazione? Pronto? 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 Opla, questa sera è una serata veramente, veramente infame per le nostre interviste. Questa sera è la seconda volta che cade la comunicazione. Pronto? Eccoci, è caduta la linea. Sì, 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 questa sera è la seconda volta che capita. Magari siamo sorvegliati speciali, eh? C'è quell'occhio censore che... diciamo. Com'è nata la collaborazione con il Dead Rat Studio per la masterizzazione dell'album? Ma guarda, noi diciamo che lo conoscevamo per i suoi gruppi in cui appunto lui ha militato, e soprattutto abbiamo apprezzato la sua proposta quando ha suonato negli Alleluia, che sono appunto un gruppo italiano tra l'altro della nostra zona, e abbiamo apprezzato molto appunto il suo stile di cantato, soprattutto su quei due dischi. Sapevamo appunto che aveva prodotto lui alcune parti di quegli album, e quindi siamo andati un po' a cercarlo, abbiamo visto che aveva uno studio in Danimarca, così... Abbiamo ascoltato un po' le sue produzioni, abbiamo visto che tirava fuori un suono che ci piaceva molto, che poteva andare bene per la nostra proposta, e così semplicemente l'abbiamo contattato, gli abbiamo mandato il nostro materiale, lui è stato molto disponibile, ci ha fatto appunto, ci ha dato qualche suggerimento e ha tirato fuori veramente un ottimo lavoro, e siamo stati molto contenti. È stato tutto molto, molto semplice, molto amichevole come rapporto, ci siamo trovati veramente molto bene. Bene, 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 questo è importante in questo tipo di collaborazione, si instauri il giusto mood. Allora, invece voi siete su Built to Kill, quindi con Trevor, parlami invece di come vi siete incontrati. Ma abbiamo, una volta appunto che il nostro disco era pronto, abbiamo cominciato a fare girare un po' dei promo tra varie etichette, per sentire un po' se c'era qualcuno che poteva essere interessato, e eravamo appunto tra le varie, appunto la Built to Kill era quella che ci ha fatto una proposta che abbiamo ritenuto la migliore appunto per noi. Siamo poi andati a trovarli nei loro studi di Genova, e lì abbiamo parlato con Trevor, con Federico appunto, che è il label manager, e niente, poi ci siamo trovati subito molto bene. Quindi abbiamo deciso di collaborare con loro e siamo molto contenti fino a questo momento. Benissimo, benissimo. Opla, qui fioccano i messaggi, ragazzi, stasera è una festa. È un piacere che veramente era tanto che non succedeva una cosa del genere. Dunque,
prossima domanda che non è da sottovalutare. Da un punto di vista live, come vi muovete? Avete show, qualcosa per promuovere l'album in uscita? Sì, abbiamo appena fatto una data l'altro ieri, qui diciamo come rodaggio dopo la pausa estiva, e abbiamo fatto un repertorio di 2 ore, quindi abbiamo fatto proprio un lungo show in cui abbiamo proposto tutti i nostri pezzi più qualche cover, e questa è stata appunto la prima data dopo la pausa. Adesso abbiamo delle altre date in programma nel mese di novembre e stiamo organizzando appunto il release party appena avremo la data dell'uscita del disco. Diciamo che qua poi abbiamo ottimi gruppi con cui collaboriamo nella zona, c'è uno scambio di date, quindi da questo punto di vista appunto ci riteniamo anche fortunati, perché ci sono ottimi gruppi con cui fanno più o meno affine al nostro genere, per cui si cerca di collaborare, visto che trovare spazio personale dal vivo non sempre è facile in Italia. Allora facciamo una domanda scottante: cosa ne pensate degli Sfregio? Grande gruppo. Anch'io ho la stessa opinione. Dunque, andando avanti, diciamo che da un punto di vista musicale ci siamo inquadrati come stoner, sludge, death and roll, insomma queste coordinate. Da un punto di vista lirico invece di che cosa parlate? Dal punto di vista lirico, vabbè, in questo caso sono io che scrivo i testi, diciamo che è un mix, ci sono tematiche che vanno appunto dal classico tema rock and roll, quindi un po' dei soliti birra, eccessi, stati un po' alterati, mentali, e allo stesso tempo questa cosa l'ho collegata un po' alla mia passione, che sono le filosofie orientali, e quindi mi sono collegato a una tradizione particolare che deriva dall'India, che è quella tantrico e degli agori, in cui appunto ci sono questi personaggi, questi sadhu, santoni, che utilizzano appunto, cosa che solitamente in queste religioni sono vietate, piuttosto sostanze come possono essere appunto la marijuana o piuttosto che l'alcol, e li utilizzano uno scopo religioso di elevazione della coscienza, di introspezione, studio della propria anima, e quindi c'è questo gioco un po' di chiaro oscuro, di bene e male, che mi piaceva inserirlo all'interno delle liriche. Bene, 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 quindi anche qualcosa di un pochino fuori dalle righe rispetto al solito. Bene, 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 questo è una cosa. Come vi trovate da un punto di vista live? C'è spazio dalle vostre parti oppure siete sempre anche voi schierati contro le cover band? Questa è una dura battaglia, ma è veramente dura da vincere, perché comunque i locali sono sempre più indirizzati verso le cover band, come dicevi tu appunto, perché dal loro punto di vista gli garantiscono magari maggiori incassi. Dall'altro lato la libertà dell'artista ad esprimersi con le cover band dal nostro punto di vista è molto limitata, se non zero, quindi noi stiamo cercando e per il momento riusciamo a lottare, appunto come ti dicevo prima, collaborando con altre band a trovare spazio, però veramente si fa fatica e i locali sono sempre meno, quelli che magari danno spazio e le band che propongono il loro materiale magari si ritrovano delle serate che magari non vanno benissimo e quindi poi la volta dopo sono più resti, magari se tu ti proponi a darti spazio, e è una dura battaglia quella lì, però noi teniamo duro e per il momento ci stiamo riuscendo. Speriamo di continuare così. Bene, bene, anche perché ci vuole anche convinzione, no? Nei propri mezzi e anche nella propria proposta, insomma, se uno si sente, esatto, sconfitto da un sistema che comunque non va, significa anche che la propria proposta non era poi così convincente. Ecco, esatto, no, questo... invece noi ci crediamo molto e anche adesso non vediamo l'ora che esce il disco per poi aumentare ancora di più le date live e fare sentire la nostra musica più possibile. Un metallaro qualsiasi che viene a un vostro concerto, che cosa si dovrebbe aspettare da un vostro show? Allora, sicuramente tanta carica, tanta energia, un bel muro di suono e bel po' di birra e tanto divertimento, questo sicuramente. Poi dal vivo fino adesso abbiamo avuto un buon riscontro di pubblico, per cui sicuramente c'è da divertirsi. Bene, 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 bene. Guarda, io starei a chiacchierare con te molto 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 volentieri, perché sei una bella persona e c'è un bel mood. Purtroppo però il nostro tempo è tiranno e... immagino.
e quindi abbiamo due domande per chiudere. Anzi, facciamo tre, dai. Una che è fondamentale, perché chiunque cerca i Red Coil, come fa? Via web, via internet, col piccione? Allora, noi siamo, basta cercarlo con Google, la nostra digitale di Red Coil, ed esce la nostra pagina di Facebook, pagina MySpace, e poi adesso avremo anche proprio il nostro sito theredcoil.com, che sarà online appena uscirà il disco, sarà online anche il sito, e lì sarà un po', diciamo, il punto di incontro di tutti i vari social network, poi sarà il nostro sito. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, un'altra cosa che è fondamentale, è il prossimo pezzo, perché io ho in scaletta Fucking Numb, quindi prima dell'ultima domanda, che è il minuto di gloria, potresti introdurla ai nostri ascoltatori? Certamente. Allora, il prossimo pezzo è sentito la Fucking Numb, ed è un pezzo che ho scritto in una condizione un po' particolare, e ha un bridge abbastanza melodico, cioè un ritornello abbastanza melodico alternato ad una strofa molto, molto cadenzata, bella, bella groovy, e quindi sono sicuro che piacerà ai nostri ascoltatori. Benissimo, benissimo. Allora, il minuto di gloria saluta, lancia un messaggio, un SOS o quello che ti va. Ma volevo ringraziare voi per lo spazio che ci avete dato, ringraziamo Trevor che ci ha messo in contatto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Metal Wave Radio, e mi raccomando, supportate l'underground, i gruppi italiani, venite ai concerti, e se riuscite anche a comprare i dischi sarebbe una bella cosa. Giustamente. Saluto dai Red Coil, veramente grazie ancora. Ciao, ciao, e mi raccomando, chi non poga è un bastardo. Esatto. Grandissimo. E adesso noi ci spariamo Fucking Numb. Yeah. Ciao. Ciao a tutti.